passaggio che vi ho accennato prima dello screening interessivo è molto importante, non solo per noi, ma anche diciamo per le realtà nazionali che guardano con interesse alla strategia di giudizio, perché l'obiettivo è di passare da un percorso lineare che vede estrazione delle risorse, manifattura e produzione fino allo smaltimento, per poi ritornare indietro dall'estrazione di risorse in epoca di crisi petrolifera per andare di nuovo allo smaltimento, da un percorso lineare a un percorso gradualmente sempre più curvo e circolare, per cui dalla fine si ritorna all'inizio. Quindi è strategicamente un anello fondamentale quello che vi ho accennato. Il secondo, il carico, riguarda la mia partecipazione all'interno della commissione tecnica del comune di Campi Bisenzi, che voi sapete è un comune alle porte di Firenze, dove c'è stato un referendum voluto dal sindaco sull'inceneritore di Casa Passerini. Casa Passerini è la località dove si vorrebbe, dove la provincia di Firenze vuole realizzare il campo inceneritore. Ecco, voi sapete che c'è stato un voto praticamente bulgaro, contrario alla realizzazione dell'impianto, e l'amministrazione comunale ha avallato la proposta dei comitati di istituire una commissione tecnica mista, dove ci fossero tecnici di parte comunale, quindi di convinzione tra virgolette ortodossa, e ci sono due ingegneri, e due indicati dai comitati, tra i due io sono uno di questi, l'altro è un collega di Regina Democratica che si chiama Beppe Bocchi. Ecco, questa commissione ha avuto il compito di redigere un'agenda per visitare zone dove sono applicate, detta della commissione, le buone pratiche. E questa mappa ha tenuto conto delle situazioni nazionali, ma anche delle situazioni, soprattutto per quanto riguarda l'impiantistica di trattamento del residuo, situazioni internazionali. E ovviamente ve la faccio breve, ma vi riassumo: siamo andati in provincia di Torino, dove abbiamo potuto incontrare, insieme all'assessore regionale, i tecnici, ma anche i dirigenti di Amiat e di Covar. Amiat è l'azienda del comune di Torino, Covar serve una parte della cintura torinese, che hanno promosso il progetto Ecologos, che è finalizzato alla riduzione all'origine dei rifiuti, in particolar modo non solo per quanto riguarda i contenitori di liquidi, detergenti, shampoo, saponi, ma anche per quanto riguarda l'imballaggio degli alimentari, la pasta, le verdure, che sono un altro punto più delicato perché hanno inerenza sanitaria, quindi insomma giustamente le ASL è stato molto attento a questo tipo di attività. Accanto al progetto Ecologos a Torino, molto interessante, c'è l'esperienza del progetto Buon Samaritano, che intercetta i materiali che nei supermercati, nelle mense pubbliche, sono nei supermercati in via di scadenza, per cui prima che scadano c'è una convenzione con enti assistenziali, e prima che scadano, torno a sottolineare, questi prodotti, soprattutto alimentari, vengono utilizzati, altrimenti dovrebbero essere spartiti. 90 tonnellate in un anno in un solo supermercato Auchan, perché l'accordo è stato fatto con la catena di distribuzione Auchan, Hypercop e Kral, con queste tre grandi catene, più di 30 punti di grande distribuzione. Accanto a questo, le mense scolastiche recuperano tutto ciò che non è stato, per esempio il pane, la frutta, che non è stato utilizzato, ovviamente non di avanzo, la parte che è ancora confezionata nel corso appunto del pasto dei bambini, oppure anche nel caso del caso di cose. Abbiamo visto anche come su comuni che hanno una complessità urbanistica, palazzoni ad alto sviluppo verticale, che hanno poco spazio per le pertinenze, per mettere i contenitori, le raccolte porta a porta possono essere organizzate su ampia scala con risultati ormai eccellenti. Questo il COVAR in particolare serve 18 comuni con 250.000 abitanti, diversi tra loro, comuni rurali, comuni montani, comuni alla cintura milanese, diversi per anche numero di
abitanti coinvolti e ha una resa media del 64% di raccolta differenziata su 250.000 abitanti, quindi non stiamo parlando di sperimentazione, stiamo parlando di situazioni che in un anno e mezzo, dal 2005 al 2006, 2004-2006, sono passati dal 28% di raccolta differenziata al 63% di raccolta differenziata. Poi abbiamo continuato il nostro percorso visitando il consorzio prima di provincia di Treviso, abbiamo visto come applicano la tariffa puntuale. Applicare la tariffa puntuale dal loro punto di vista è stato decisivo per far salire enormemente le rese della raccolta differenziata. Lì hanno un sistema, diciamo, a codice a barre, arriva in mezzo con il lettore ottico, per cui vengono computate in modo elettronico le frequenze di svuotamento del contenitore del secco non riciclabile. Più volte lo devo scaricare, più alta è la tariffa che mi viene computata. Cioè, ci sono algoritmi, operazioni, stiamo redigendo un report finale a settembre insieme agli altri ingegneri, tutte queste cose le metteremo puntualmente a disposizione. Anche a Treviso, su 226.000 abitanti, 26 comuni eterogenei anche dal punto di vista politico, 78% di raccolta differenziata, stanno studiando una modalità alternativa di incenerimento per trattare il residuo. Tutta la provincia di Torino, di Treviso, 827.000 abitanti, arriva al 66,6% di raccolta differenziata, dato fornito dall'APAT nazionale nel report